Oggi tocchiamo ferro. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video di restauro alternativo che piacerà tantissimo ai signori uomini. Oggi vedremo come si restaura, ripristina, si conserva e preserva il ferro. Questo video lo ha girato Gabriele durante il momento del restauro del nostro pulmino, ma donne, non ve ne andate via perché interessa anche a voi. Avete le sedie da giardino da rientrare e dopo una lunga estate piovosa sono un po' arrugginite? Bene, prima di rimetterle a posto, eliminate la ruggine, perché la ruggine è il tumore del ferro e cammina, mangia il ferro. Se riporrete un oggetto in ferro con una puntina di ruggine trascurandola, dopo un anno quella ruggine avrà invaso i 2 centimetri tutto attorno. È veramente un cancro che va estirpato sul nascere. Oggi vi facciamo vedere come, seguendo dei semplici passaggi su un caso specifico, e poi alla fine del video vi dirò come estendere a tutte le problematiche la stessa tecnica. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come Gabriele la ruggine estirperà. Ed eccoci pronti, ecco i nostri due deflettori. Ecco i nostri due deflettori da restaurare. Ed ecco l'occorrente: Ferrox convertitore di ruggine, un fondo acrilico, un colore acrilico, dello scotch carta, un pennellino, della carta abrasiva 120 e 240. Eccoci qua. Iniziamo subito, proteggiamo le parti che non vanno carteggiate con dello scotch carta. Rimuoviamo prima tutte le parti in gomma. E vedete come la ruggine sbricioli il ferro, dobbiamo interrompere questo processo. Facciamo un bel mascheramento con lo scotch carta per proteggere il vetro da eventuali graffi. E copriamolo del tutto per non sporcarlo con il convertitore e con la successiva spruzzatura del fondo e del colore. Ovviamente anche voi, se dovete restaurare delle sedie, coprite le parti che magari in vimini o in plastica non volete vengano coinvolte dal colore o dal fondo spruzzato. Adesso cominciamo a carteggiare con una carta abrasiva più grossa, una 120. Guardate la lentezza del gesto e l'attenzione che mette Gabriele. Adesso noi ve lo facciamo vedere così, più velocizzato, ma la velocità originaria era quella che avete visto all'inizio. State attenti soprattutto in quei punti dove c'è una giuntura, dove c'è un piolo, dove due pezzi di ferro intersecano tra loro. Mano a mano che andate di carteggiatura, spolverate e passate alla carta più fina. Quindi spolveriamo bene da residui e passiamo adesso ad una carta più fine di grana, quindi una 240. Quella di prima vi ricordo essere una 120. E così, sempre con leggerezza ma decisione, passiamo a rimuovere tutte le parti incrostate di ruggine, insistendo lì dove la ruggine ha fatto grumo. Dopo aver spolverato è il momento di passare l'antiruggine. Noi abbiamo questo, è abbastanza buono, si è comportato molto bene, ma in commercio ce ne sono 10.000.
si prende e si passa così copiosamente. Il convertitore di ruggine che adesso vedete così lattiginoso, poi una volta asciutto si presenterà con un colore scuro tendente al blu. Eccolo qua. Proseguiamo nella nostra fase di lavoro con lo spruzzare un fondo. Gabriele spruzzerà un fondo acrilico, ma voi spruzzate un fondo che sia compatibile con il colore che metterete successivamente. Fate asciugare, quindi date un'altra mano. Date almeno due mani di fondo, facendo asciugare tra una mano e l'altra. Adesso spruzziamo il colore. Gabriele usa una vernice acrilica, voi usate quello che più si confà alle vostre esigenze. Per i mobili da giardino, che è magari l'esigenza che tutti possono avere in casa, consiglio uno smalto. I tempi di asciugatura li troverete scritti ognuno sulla bomboletta che deciderete di comprare, o se un colore a pennello li troverete scritti sulla lattina. Lasciate asciugare e il gioco è fatto. Più facile a farsi che a pensarsi. Quindi da oggi non rinunciate più a recuperare i vostri oggetti in ferro con questo semplice procedimento. Visto che è semplice riprendere un pezzo di ferro e farlo ritornare a uno stato ottimale, adesso devo fare qualche specifica necessaria affinché voi capiate come fare. Gabriele ha carteggiato, quindi pulito, spennellato col convertitore di ruggine, essenziale affinché la ruggine non si riformi, quindi dato un fondo acrilico a spray e poi data una vernice a spray. Nei mobili, per esempio per giardino, oppure nel portone di casa, piuttosto che nella porta in ferro battuto, vi consiglio due punti un po' differenti alla fine. Ok, la carteggiatura, che può essere sostituita in maniera anche più efficace e per superfici più grandi con la sabbiatura. Tra la sabbiatura e la posizione del convertitore di ruggine non deve passare del tempo. Dovete immettere subito il convertitore di ruggine, perché se lasciate il ferro all'aria per mesi, quello si ossida e si perde per sempre. Quindi, passato il convertitore di ruggine, si passa un fondo. Il fondo deve essere sempre in accordo con quello che passate come finitura finale. Quindi, se passate una vernice, mettete un fondo a vernice o un fondo acrilico. Se passate uno smalto, mettete un fondo che sia compatibile con lo smalto. In ferramenta di solito fondo e colore possono essere presi anche della stessa marca, vi consiglierà il negoziante. Naturalmente decidete fondi per esterni, fondi per interni, e oggi come oggi ci sono anche dei fondi che non danno tanto fastidio all'olfatto. Ovviamente tutti questi passaggi vanno eseguiti preferibilmente all'aperto e con una mascherina, e naturalmente anche i guanti. Redarguiamo Gabriele, perché in questo video non li ha messi. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollice in su e una condivisione. Spero che sia utile, ve lo sto mandando online perché mi sono arrivate ultimamente richieste sul ferro, e non avendo io fatto lavori sul ferro ho rubato. No, Gabriele si è gentilmente prestato a farci vedere come si fa. Grazie a tutti i nuovi iscritti, siete i benvenuti, grazie ai vecchi iscritti per essermi sempre accanto. Vi raccomando, controllate che la campanella sia ben schiacciata affinché vi arrivino le notifiche dei miei nuovi video. Se non siete iscritti al canale, cosa state aspettando? Cliccate su iscriviti. Io vi aspetto anche su Instagram, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, e su Facebook, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, e naturalmente vi aspetto sempre qua per un prossimo video. Da un'ombretta sempre meno arrugginita e da Arte per te è tutto.
Alla prossima volta. Ciao!